人、石原雄一さんが映像を届けてくださいます。Il luogo che appare sullo schermo in questo momento è il Parco Memoriale della Pace di Hiroshima. Come potete vedere, stanno disponendo le candele per il minuto di silenzio. Ora ci collegheremo con il signor Yuichi Ishihara, uno degli organizzatori che commenterà le immagini. Bene, siamo in collegamento da Roma. Ishihara-san, riesce a sentirmi? Hai Roma kara desu. Ishihara-san? Hai. 聞こえますか？聞こえます。はい、どうもこんにちは。はい、はい、コメントをお願いします。広島では、3.11 東日本大震災を忘れない追悼の集いということで、今広島平和公園内で行われています。黙祷まではまだ少し時間があるので、こちらではあのキャンドルも含めいろいろな準備をしているところです。In questo momento ci troviamo al parco della commemorazione di Hiroshima per dare il via alla nostra commemorazione. Manca ancora del tempo al tramonto e da quel momento in poi accenderemo le candele. ありがとうございました。はいはい、はい、石原さんの一言でございました。ありがとうございます。Questo era il commento del signor Ishihara. Grazie mille. さて、ここは長谷倉常長が1613年にイタリアに向けて出航した、まだですね、はい、はい、やった来た、はい、どうもこんにちは。こちらはこちらの映像はあの長谷倉常長が1613年にイタリアに向けて出航した石巻でございますからの映像でございます。石巻を眼下に見下ろす日和山に3月11日人々が集まり、黙祷をするという現象が起きています。現地で復興支援をなさっている太田美智子さんがその様子を送ってくれます。Allora, il video che in questo momento state guardando arriva dalla città. Ah, hai, sumimasen. Ano, hai. Otta desu. Hai, domo. Ohai, ano, konnichiwa. Otta desu. Hai. Noi qui abbiamo appunto la signora Otta Michiko, che fa parte del comitato per la ricostruzione. Scusate per i problemi tecnici, perché siamo collegati praticamente in tutto il mondo in questo momento. Hai, Otta-san, kikoemasu ka? Hai.はい、もしもし、はい、はい、ローマからです。すいません、あの一言お願いしたいんですが、大丈夫ですか？もしもし、はい、聞こえますか？聞こえますか？はい、聞こえます。はい、あの太田です。ボンジョルノ、ミキャモータエパロダイシノマキ。Pronto? Ima, in questo momento mi trovo in macchina e sto ricaricando la batteria del computer. Moshimoshi, kikoemasu ka?聞こえますか？はい、聞こえますよ。ローマからみんな見てます。今、車内でちょっと今準備しているところです。 In questo momento stiamo facendo i preparativi. あ、今夜についてあのコメント一言お願いしたいんですが。あのこちらは雪が降ってきて、今
E qui adesso sta nevicando e in effetti è molto freddo. Tra qualche minuto raggiungeremo un punto del monte dal quale si vedrà il mare. こちらはまだ朝方ですね。 ありがとうございます。 はい。 これからもよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします。 Grazie, arrivederci. Bene, ringrazio il commento da parte della signora Ota Michiko. Vi spiegavo appunto che questa è la città di Ishinomaki, da cui salpò nel 1613 diretta per l'Italia la prima ambasceria Hasegura. E anche quest'anno la gente si è radunata sulla montagna Hiyori che sovrasta la città e prega in silenzio. Hasekura Tsunenaga 1613年 in Italia に mukete shukkoshita Ishinomaki kara eizou ga kimashita. Ishinomaki o ganka ni meorosu Hiyori ama ni wa 3月11日 hitobito ga atsumari mokutou o suru という genshou ga okite imasu. で、 現地で 今 映像で見れた人は 太田美智子さんで 復興支援をなさってる人でございました。 これから 長谷倉常長の遣欧使節団が実はヨーロッパに上陸した町コリアデルリオに使節団は9ヶ月滞在しました。 で、その子孫たちと言われるハポン姓の方たちが700人以上も住んでいるんです。で、黙祷の前にはモデスト・ゴンザレス・マルケス市長からご挨拶をお願いします。 Ora vedrete un video che arriva da Corea del Rio in Spagna. Cosa c'entra Corea del Rio? In realtà quando l'ambasceria Hasekura Tsunenaga sbarcò in Europa, quindi la prima ambasceria che dal Giappone arrivò in Italia, soggiornò per 9 mesi a Corea del Rio, proprio in Spagna. E oggi pensate che i cosiddetti loro discendenti hanno un cognome molto particolare, Japón, ovvero Giappone in spagnolo. E pensate che sono oltre 700 i discendenti. Prima di osservare un minuto di silenzio, vorrei qui con me il sindaco Modesto González Márquez. Passo la parola al sindaco. Buenos días. Buenos días, desde Corea. Muy buenos días. Ohayou gozaimasu. Cuando hace 4 años la tierra tembló en Tohoku y las aguas arrasaron pueblos y ciudades al nordeste de Japón, tembló también el ánimo del pueblo de Corea del Río, porque nuestros hermanos japoneses estaban siendo duramente golpeados por una catástrofe sin precedentes. Ya en los primeros momentos, nuestro pueblo expresó, junto a la estatua de Hasekura Tsunenaga, su dolor por la tragedia y su solidaridad con el pueblo japonés. El año pasado, Corea del Río tuvo el honor de organizar una sencilla ceremonia como esta de hoy, en honor de las víctimas del tsunami. 4年前大規模な津波が大震災が日本の東北地方を襲ったとともに私たちの心の魂も大きな衝撃を受けました。私たちの兄弟日本の人々が厳しい大惨事に見舞われ前代未聞の私たちをつなぐ長谷倉常長を通してすぐに日本の人々の強い悲しみを分かち合いました。 去年はコリアデルリオで追悼式を今日のような追悼式を開催することにより津波の被害を受けた方のために集まりました。 Muchas gracias, Modesto González Torres. Quando 4 anni fa la terra tremò nella zona del Tohoku e le acque travolsero paesi e città, anche Corea del Rio tremò nell'anima perché i nostri fratelli giapponesi erano duramente colpiti da una catastrofe senza precedenti. Già nei primi momenti il nostro paese ha espresso insieme alla statua di Hasekura Tsunenaga il suo dolore
per la tragedia e solidarietà per il popolo giapponese. Nell'anno scorso, Corea del Rio ha avuto l'onore di organizzare una semplice cerimonia come questa di oggi, in onore delle vittime dello tsunami. Este año estamos de nuevo aquí unidos en la distancia, unidos con Roma, unidos con Hiroshima y con Ishinomaki, unidos en apoyo de la recuperación de la zona devastada, unidos en fin en busca de un futuro mejor. Este es un acto en memoria de las víctimas del terremoto y tsunami que arrasó Tohoku hace hoy 4 años. Pero el día 11 de marzo es también una fecha de doloroso recuerdo en la memoria de los españoles. Hoy hace 11 años que se produjeron los atentados terroristas de la estación de Atocha en Madrid. Sirva también este acto para homenajear a aquellas víctimas que en este caso lo fueron de la barbarie humana. Quest'anno siamo di nuovo uniti qui nelle distanze, uniti con Roma, uniti con Hiroshima e con Ishinomaki, uniti nell'appoggio alla recuperazione della zona devastata, uniti infine nella ricerca di un futuro migliore. Questo è un atto in memoria delle vittime del terremoto e tsunami che travolsero Tohoku 4 anni fa, ma anche l'11 marzo è una data dolorosa per gli spagnoli. Oggi sono 11 anni dagli attentati terroristici nella stazione di Madrid. Sarà anche questo atto per ricordare le vittime della barbarità umana. Grazie mille, muchas gracias, sindaco Modesto González Márquez. Arigato gozaimashita. Hai. So, kore de wa sekai de ichiban utsukushii hiroba de no tsuitou shiki no kikai wo ataete kudasatta Ignazio Marion shichou no go aisatsu o negai itashimasu. Adesso vorrei qui con me una persona, la persona che ci ha dato la possibilità e ci ha gentilmente concesso l'opportunità di tenere questa cerimonia di commemorazione in una delle piazze più belle del mondo, il sindaco Marino. Grazie mille. Buongiorno, buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto molto cordiale a Sua Eccellenza Kazuyoshi Yunemoto, ambasciatore giapponese in Italia, a Sua Eccellenza Teruaki Nagasaki, l'ambasciatore giapponese presso la Santa Sede, al signor Juan Suarez Japón, ai rappresentanti del Comitato Amici di Roma per Tohoku e dell'Istituto Giapponese di Cultura di Roma, al signor Alcade Modesto González Márquez, sindaco di Corea del Rio, e a tutte le autorità e le personalità collegate in diretta streaming. E a tutti i presenti, davvero benvenuti in questa piazza. Oggi siamo qui nella piazza del Campidoglio, nel cuore della città di Roma, per ricordare insieme la grande tragedia che esattamente 4 anni fa ha colpito il popolo giapponese. Minasama, ohayou gozaimasu. Honjitsu wa goraihin no katagata, zai Italia Nihon Daishikan, zai Vatikan Nihon Daishikan no taishikan, minasama, mata この会の推進に携わってまいりました数々の来賓の皆様に心からお礼を申し上げます。本日私たちは4年前のまさにこの日、日本の人々を襲った大きな悲劇を共に思い起こすためにここローマの中心カンピドーリオ広場に集いました。 Il terremoto è il maremoto più potente mai avvenuto in Giappone, il 7° in tutto il pianeta. Il terremoto è sicuramente una delle grandi e primitive paure dell'essere umano, un fenomeno che ci fa comprendere la forza della natura, che ci fa sentire piccoli e impotenti. Come scriveva il grande naturalista britannico Charles Darwin, testimone del devastante terremoto del Cile del 1835, la terra, simbolo stesso di solidità, può muoversi sotto i nostri piedi come una sottile pellicola su un liquido.
それは日本史上最大の威力を持った地震と津波であり、世界でも7番目という規模のものでした。地震は間違いなく人類が太古から抱いてきた強い恐れの一つであり、その現象は我々に自然の猛威を見せつけ、その前には我々がいかにちっぽけで無力であるかを思い知らせるものです。イギリスの偉大な自然学者チャールズ・ダーウィンも1835年の壊滅的なチリ地震を目撃し、次のように記しています。健康さの象徴そのものであるはずの大地が、我々の足元でまるで液体に浮かぶ薄い膜のように波打つことがあるのだと。 In quei momenti crollano tutte le nostre certezze, ci manca letteralmente il terreno sotto i piedi. Nelle epoche contemporanee le immagini costituiscono parte integrante del nostro sapere e della nostra coscienza, e quella paura profonda trova la sua rappresentazione nei fotogrammi terribili che fanno il giro del mondo in tempo reale. Città distrutte, uno tsunami di dimensioni eccezionali, la tragedia in diretta. Le immagini del terremoto e del maremoto del 2011 in Giappone ci hanno scosso molto e nello stesso tempo ci hanno impressionato per la reazione civile e composta del popolo giapponese. その瞬間、我々のあらゆる確信は崩れ落ち、我々は文字通り足場を失うのです。現代において映像は我々の知識や意識を構成する重要な要素であり、かくしてかの深遠なる恐怖もおぞましい映像の中に具現化され、リアルタイムで世界を駆け巡ります。崩壊した街並み、教育的な規模の津波、悲劇は生中継されます。2011年に日本を襲った地震と津波の映像が我々を震撼せしめたと同時に、深く印象に残ったのは日本国民の秩序ある落ち着いた対応ぶりでした。Un popolo che ha dimostrato in questa e in altre grandi catastrofi che hanno colpito il paese una straordinaria capacità di reazione, la voglia di riprendere una vita normale. La storia del Giappone ci insegna che si può fare molto per limitare i danni provocati da queste calamità naturali, con una politica attenta al territorio, con la costruzione di edifici antisismici, con il monitoraggio continuo, con un sistema di allerta tsunami che può salvare molte vite umane. Abbiamo molto da imparare dal popolo giapponese, dalla sua cultura millenaria, dalla sua saggezza e dalla sua scienza, concepite come reali strumenti per migliorare la vita delle persone. Una lunga e profonda amicizia ci lega al Giappone. 日本の皆さんはこの大震災およびこれまでの日本を襲った大災害の数々に直面するたびに、その類いまれな対処能力を発揮してきました。それは普段の生活を取り戻そうとする意欲です。日本の在り方は国土に細心の注意を払った政策や耐震設計による建設、継続的な監視体制および多くの人命を救いうる津波警報のシステムなどによって、天災による被害をいかに抑えることができるかを我々に諭すものです。我々は日本の人々を通じて、その歴史ある文化、英知、そして科学が人々の生活を向上させうる現実的な手段となりうるのだということを大いに学ぶべきだと感じます。我々は日本と長く深い友情で結ばれています。 A partire da quel lontano 1615, quando una delegazione giapponese arrivò a Roma e fu ospitata proprio in questo edificio alla mia destra. Da allora i nostri rapporti diplomatici e culturali sono molto intensi e la cerimonia di oggi lo conferma. Roma, insieme ad altre città del mondo, vuole portare un messaggio di solidarietà e di partecipazione al ricordo di quel dolore. La solidarietà internazionale è molto importante in queste devastanti sciagure, in cui il pianeta ritrova il suo senso di comunità. È come se ci sentissimo tutti uguali di fronte alla forza della natura, come se il segnale
che ci arriva dal profondo della terra ci fosse di insegnamento per il nostro futuro di esseri umani. それははるか1615年のこと、日本の使節団がローマに到着した時に遡ります。そしてまさに私の右手にある建物に滞在しました。それ以来、私たちの外交関係及び文化交流はとても密接なものであり、本日の式典もそのことを証明するものです。ローマは世界の多くの都市とともに、かの悲痛な記憶に連帯して、哀悼の意を捧げたいと思います。このような大惨事に見舞われた時、国の国境を越えて連帯することは極めて重要であり、そうすることで地球という星が一つの共同体であるという意識を取り戻すのです。自然の脅威の前に我々は皆等しいと感じるとしたら、それは人類の未来のための教訓たれと地の奥底から届く信号なのかもしれません。Momenti come questo servono per trovare la nostra giusta dimensione nel delicato ecosistema che ci circonda. In questo la cultura e la tradizione giapponesi sono formidabili e, aggiungo, fondamentali per trovare l'equilibrio tra l'uomo e la natura, con un comportamento e una mentalità che non possiamo che invidiare, come aveva sottolineato un grande e purtroppo dimenticato scrittore italiano, Ercole Patti, autore di un bellissimo libro sugli abitanti del Giappone, questo paese così lontano eppure così vicino. Il giapponese, caschi il mondo, non perde mai la calma. Grazie. それは我々を取り巻くこのデリケートな生態系の中で自分たちが占めるべき領分のあり方を見出すことでもあります。日本の文化と伝統はこの点において卓越しており、人と自然のバランスを見つけるための礎だとも言えるでしょう。その態度と精神性は羨むべきものです。そのことは偉大でありながら惜しくも忘れられているイタリアの作家エルコレ・パッティが、距離を隔ててなお近しいこの国日本の人々について表したある名著の中で強調しています。たとえ世界が崩れ落ちようとも決して落ち着きを失わない、それが日本人だと。ありがとうございました。Grazie mille, il sindaco Marino. E Ignazio Marino 市長のご挨拶でした。ありがとうございました。さて、これから在イタリア大使館と在バチカン大使館を代表して、梅本和義日本大使のお言葉です。Seguo l'intervento dell'ambasciatore Kazuyoshi Umemoto in qualità di rappresentante dell'ambasciata giapponese in Italia e dell'ambasciata giapponese presso la Santa Sede. Grazie. おはようございます。マリーノ市長、高田健三様はじめ、本県式典の企画運営に携われた皆様方、ご列席の皆様、このような朝早い時期に多くの皆様が東日本大震災の追悼のためにこのカンピドーリオ広場にお集まりいただきましたことに心より感謝申し上げます。ボンジョルノ、シニョルシンダコ、マエストロ、ケンゾー、タカダ、シニョレ、シニョリ、プレゼンティ、desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per esservi riuniti numerosi al mattino presto qui in piazza del Campidoglio per commemorare il grande terremoto del Giappone orientale. 東北地方に未曾有の被害をもたらし、多くの尊い命が失われた東日本大震災の発生から4年の歳月が経ちました。震災でご家族ご友人を亡くされた方、また被災された全ての方々に心から改めてお見舞いを申し上げます。被災地の復興は着実に進んでおりますが、その一方で今なお多くの被災者の方が被災地や避難先で困難な暮らしを続けておられます。この困難が一日も早く克服され、普
通の生活が取り戻されますことを心よりお祈り申し上げます。Sono passati quattro anni dalla calamità che ha portato con sé una devastazione senza precedenti, privando moltissime persone delle proprie vite preziose. Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio nei confronti di coloro che hanno perso parenti o amici e di quanti ne sono stati danneggiati. Anche se prosegue senza sosta la ricostruzione delle zone colpite dal cataclisma, ancora oggi molte persone continuano a vivere in condizioni difficili nelle zone colpite o in sistemazioni provvisorie. Auspico dal profondo del cuore che queste difficoltà possano essere lasciate presto alle spalle e si possa tornare il prima possibile alla normalità. Cinzaigonia, Roma si o hajime, Italia zendo kara ooku no gosien ya hagemashi no okotoba o itadakimashita. 日本政府を代表して改めて皆様に心より感謝申し上げます。今日の追悼式典のように東北から遠く離れた世界中からも届く温かい連帯の気持ちや心強い支援は声援は被災地の方々にとって大きな励みとなるものと思っております。Ho appreso che dopo la calamità abbiamo ricevuto sostegno e parole di conforto da tutta Italia. In rappresentanza del governo giapponese desidero rinnovare i nostri più sentiti ringraziamenti. Ritengo che, come avviene per la cerimonia odierna, le calorose espressioni di solidarietà e le confortanti parole di sostegno provenienti da località di tutto il mondo, anche lontane dal Tohoku, costituiscano un importante incoraggiamento per gli abitanti delle zone colpite. 先ほど来お話がありましたように、今年は慶長遣欧使節がこのローマに到着して400年目にあたる年です。その遣欧使節団はこのカンピドリオの丘に続くサンタマリア・アラチェル教会に滞在したそうでございます。東北の先達が残した足跡をとどめるこのカンピドリオの丘から復興を願う強い気持ちが被災地の皆様を勇気づけるものとなりますことを記念をいたしまして私の挨拶といたします。L'anno in corso, il 2015, coincide col 400° anniversario dell'arrivo dell'ambasceria dell'Ela Keicho, la nostra prima ambasceria ufficiale verso l'Europa, giunta a Roma per essere ricevuta in udienza dal Papa. La delegazione ha soggiornato presso la Basilica di Santa Maria in Araceli, che sorge proprio accanto al Campidoglio. Concludo il mio saluto auspicando che l'augurio per la ripresa che si leva oggi dal Campidoglio, che ancora conserva le tracce lasciate dagli antichi abitanti del Tohoku, possa infondere coraggio a tutti gli abitanti delle zone colpite. Grazie mille all'ambasciatore giapponese. はい、4年前東日本大震災が発生した時刻、日本時間2時46分になろうとしています。はい、皆様黙祷をお願いいたします。 Adesso in Giappone sono le 14:46, il momento in cui 4 anni fa è venuto il terremoto e maremoto del Tohoku. Vi prego di osservare un minuto di silenzio. Grazie.